Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi venerdì il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 11, versetti 16 e 19. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco il magione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, Gesù inizia questo Evangelo con le parole così forti che ci toccano da vicino. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. Sono le parole che Gesù rivolge alla sua generazione. Essa non sa riconoscere la musica, così diciamo, che Dio suona attraverso i suoi messaggeri, prima Giovanni e poi Gesù. Invece di ascoltare e accogliere con l'umiltà la parola che Dio vuole comunicare, loro pretendono giudicare i suoi inviati. Ai loro occhi Battista appare come un indemoniato, Gesù invece come un magione o beone. Non si lasciano interpellare dalla novità di Dio, non sanno leggere i segni che Dio manda. Forse anche noi oggi non sappiamo leggere i segni dei tempi, non sappiamo riconoscere la mano di Dio nella nostra storia. A volte non siamo tiepidi, né freddi, né caldi. Allora, cari fratelli e sorelle, questo Evangelo è un invito perché abbiamo bisogno di prendere una posizione che ci aiuta proprio a capire chi siamo noi. In questa bellissima giornata lasciamoci interpellare dalla parola di Dio, spalanchiamo le porte del nostro cuore e accogliamo questa parola che ci guarisce e ci salva. Buona giornata a tutti.